adesso, un fuoco. Facciamolo più tardi. D'accordo, ora gustiamoci un tafna, calice di dinum e poi giochiamo a Cottabo. D'accordo. Come funziona il gioco? Ora ti spiego, è semplice. Ti metti sdraiato sul fianco sinistro e lanci il vino rimanente nella coppa a fine bevuta verso un bersaglio. Mi pare un po' scomodo lanciare da sdraiato. È questione di abitudine. Vedrai che con un po' di allenamento ti diventerà naturale. Mi posso aiutare con l'altro braccio? No, solo il polso destro, oscillando deve fare tutto. Spezzati meglio. Prima regola, imparare a reggere la coppa tenendo le dita come un suonatore di flauto. Mi sembra complicato. No, te lo ripeto, basta provare e riprovare. Poi fai oscillare il polso, dosi bene la forza dello stesso e lanci le gocce di vino. Ma dove? Devi mirare un piccolo piatto in metallo, posto in equilibrio sopra una sottile asta di ferro. Voglio provarcelo. Prima ti faccio vedere io. Ecco, guarda e ammira. Lui non ha capito proprio nulla. Tutte d'un fiato, il vino l'ho dolcito con il miele e l'olio.
verità hanno fatto tutto loro. Io non ho fatto niente, cantavo e basta. E cosa avete usato per fabbricarle? Ah, questo te lo diranno Viviana e Virginia, che sono delle artigiane di qualità. Stanno arrivando, si sono fermate a provarle lungo la riva del mare. Che le nostre girandole funzionano benissimo. Quale materiale avete usato? Ah, questo te lo dirà Virginia, che è una vera esperta. Ci sono voluti i seguenti materiali: un cartoncino leggero, un bastoncino di legno, un chiodino sottile, colla, un cerchio di cartoncino da incollare sopra le punte al centro della girandola, come rinforzo. Ma sono bellissime! Però senza vento non girano. Già, il vento, ma sai cos'è? Una scocciatura quando piove che ti fa rigirare l'ombrello. Me lo dirai domani, devo scappare. Mi sono dimenticata una commissione per la mamma. Ciao! E a mio nonno riporti via il cappello. No, il vento è lo spostamento d'aria più o meno veloce tra zone di diversa pressione. E tanto più alta la differenza di pressione, tanto più veloce sarà lo spostamento d'aria, tanto più forte sarà il vento. Vuoi che ti cambi vento? No. Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, tutto il vento si chiama. Che scemo, non abbraccia la tua madre, eh? Vai, aspetta, guarda, il vento è il treno. Melinda, chiedati. Virginia, dimmi il perché di questa differenza di pressione. Ah, io non lo so nulla. Vuoi che ti canti la tramontana? No. Guardate come.
nostri marinai usano la forza del vento per navigare. Perché si dice eolica? Questo lo so, deriva da eolo, dio dei venti. Eolo viene da iolos, che significa veloce. Viene da iolo! E io che pensavo venisse da Gargiano! Una curiosità, ma da dove viene questa acqua calda? Non
avvicinando due signori. Ah, ora capite la funzione dei menhir e dei dolmen. Bravo! Infatti i neuroni creano
creare luoghi di forza. Mi sto perdendo, Claudio. Ti dico solo che in me sono apparati radiostesici. E che vuol dire? Che sono sensibili alle emissioni forse elettromagnetiche. Basta così, Cador, per oggi, altrimenti vado in confusione. Allora chiamiamo le nostre mogli e prepariamoci per la danza celtica. Anzi no, stanotte ho avuto una visione. Ho sentito cantare una scimmia. Splendida idea! Dennis, vieni! Dennis, anche tu, dai, corri. Isolde, muoviti e porta anche il pane. Dai, dai, vieni. Sai che io staremo ad osservare. No, belli noi, ci serviamo a osservare. Andiamo, appena fa, si va tutto a ballare, su! Chiara, oh.
Luisa Cado. Manuel Loriga Blech. Mantenetevi così, anche alle medie, ok? Bravi! Ciao!